cuoricini, io sono Elisabeth e in questo video voglio parlarvi del mio viaggio che farò con la nave da Genova a Palermo. Quindi mi trovo a Genova, abbiamo già parcheggiato la macchina e ora andiamo in cabina. Ecco, qui danno le chiavi elettroniche per le cabine e la mia è la numero 7272. Ora andiamo per vederla. Venite, seguitemi. La vostra attenzione, prego. Ricordiamo ai signori passeggeri che il self-service e il ristorante situati al ponte numero 7 sono aperti. Auguriamo a tutti buon appetito. Your attention, please. We remind all passengers that self-service at the restaurant located on deck number 7 are open. Enjoy your... Ora vi faccio vedere la cabina. Qua ci sono degli armadi così per appoggiare i vestiti. Qua c'è la scaletta, per dopo vi dico il perché. Poi qua c'è il bagno, vabbè, un solito bagno normale. Guardate, c'è la doccia, il lavandino e il gabinetto. Poi qua ci sono quattro letti. A castello! Infatti le scale servivano per quello, perché guardate, qui se lo tirate giù c'è un letto che potete salire e poi dormire. Allora, qua forse ci sta mio papà. Vabbè, io qua ci sto, cioè quello sopra. Qua mia mamma e questo è libero. Con la stanza. Ah, c'è anche un mini quadro bellissimo. Questa nave è gigantesca! C'è il bar, c'è il ristorante e ora nelle prossime clip vi farò vedere tutto! Mi voglio andare a lavare le manine e a dopo! Iniziamo il nostro giro della nave! Venite! Andiamo! Di qua o di qua? Di qua. Prima di tutto andiamo sopra per fare due o tre chiamate, perché come sappiamo nella nave non c'è campo, quindi andiamo. Guardate, lì c'è l'uscita per vedere la panoramica. Una nave sta partendo! In questa immagine avete visto tutta la città di Genova! Che bella! Era piena di lucine! Ora iniziamo a presentarvi la nave. Andiamo. Guardate, lì c'è la mappa della nave. Andiamo a vederla. Wow, questa nave ha 10 piani. Ora andiamo a scoprire cosa c'è nel piano 9. Qua c'è, c'è un bar che si chiama Copacabana. E ora andiamo a vedere. Wow, ma qua c'è anche la palestra! Comunque qua c'è la cabina per gli animali. Wow, anche loro hanno una stanza.
è il nome della nave in cui viaggio. E invece qua c'è il salone delle feste che tra un po' aprirà. Wow! Ora andiamo a divertirci un po'! Cenare perché non ci vedevo più dalla fame e ora è arrivato il momento della nanna, quindi mi metterò il pigiama e buonanotte, quindi a domani. Buongiorno, io mi sono appena svegliata, però mi sono lavata la faccia, ho fatto colazione, mi sono lavata i denti, mi sono pettinata i capelli e continuiamo il nostro giro in nave. Ma prima mi devo cambiare, quindi a dopo. Ora siamo in una specie di piazzetta e guardate lì, c'è un ascensore a fare un arco e wow, è bellissimo, voglio salirci. Poi quando sale è bellissimo, è bella questa stanza, poi ci sono gli specchi. Questa TV ci dimostra dove siamo, ovvero dove ci stiamo dirigendo, guardate, a Palermo, e noi siamo lì, siamo vicini, vicini, la sala videogame ora è chiusa, uffa, però andiamo a vedere altre cose. Lì c'è lo shopping center, andiamo! Voglio comprare peluche. E delle scelte in estate. Ok, andiamo. Capelli per il mare. C'è uno zainetto! Questo è uno zainetto? Proviamo ad aprirlo. Wow. Vi volevo far vedere tutto il negozio, ma non mi hanno lasciato riprendere. Vabbè, non importa. Andiamo! Guardate, qui c'è il mare, che bello! Bellissimo! Qui sembra infinito, guardate. Wow, chissà cosa c'è dopo quello. Boh. Di sicuro non è. No, ma stai andando nella direzione sbagliata. Ora sono davanti a un ristorante che a breve aprirà e questo è meno. Wow, andiamo! Lì c'è un altro ristorante, ma ora andiamo alla cappella che si trova al sesto piano. Andiamo! Qua vicino alla cappella c'è anche un ufficio informazione. Molto elegante. Guardate, qui c'è la cappella. Ora entriamo. Questa è una chiesa, però un po' mini. E wow, ora mi siedo. Wow, è bellissima. Ora faccio una preghiera. Abbiamo visto quasi tutta la nave e ora andiamo sopra. Venite. Andiamo a venire. Ecco qui.
a Palermo, wow, comunque tra qualche istante ci faranno scendere alle macchine. Vedo l'ora. Finalmente sono scesa dalla nave, sono arrivata a Palermo. È stato un viaggio lunghissimo, ma è stato bello, dai, mi sono divertita. Guardate lì, guardate quanto era gigantesca. E ora chiudo questo video qua, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Iscrivetevi anche su TikTok, Instagram e sulla mia pagina Facebook. Troverete tutti i miei nomi qui sotto nel link della descrizione. E ciao, tanti abbracci!